Sayaka, ti sto inviando questo congegno. È una fionda, perfetta per colpire bersagli lontani. Fai un po' di pratica alla stazione di addestramento. Andiamo nella zona di addestramento? Muovi la levetta analogica destra verso il basso, poi rilasciala di colpo. Quell'interruttore aspetta soltanto di essere colpito. I proiettili della fionda sono così piccoli che passano anche nelle fessure più strette. Vedi quell'interruttore laggiù? Prova a colpirlo e vedrai cosa intendo. Sì, proprio così! Ci sei! Puoi usare la fionda per colpire le manovelle e altri tipi di interruttori. Prova, non essere timido! Per sconfiggere quei telebot laggiù. Oh, con la fionda puoi anche usare proiettili esplosivi o teleguidati. Per cambiare tipo di munizioni, premi il tasto R3 quando la fionda è equipaggiata. Entrambi questi proiettili sono super potenti, perciò usali con parsimonia.
per colpire bersagli lontani. Per fare fuoco con la fionda, prima tira verso di te la levetta analogica destra. Quindi rilasciala per far partire il colpo. Tira indietro e poi rilascia. Non dimenticarlo. Attenzione, questo è un nuovo veicolo, il robot. Ho aggiunto qualche modifica al modello che aveva costruito Natsumi. Nella testa c'è una cabina di pilotaggio. Salta per salire a bordo. Quando sei all'interno, usa contemporaneamente le levette analogiche sinistra e destra per muoverti. Spingile in avanti per avanzare. Tirale indietro per fare retromarcia. Muovile a sinistra o a destra per spostarti di lato. Per girare a sinistra o a destra, muovi soltanto la levetta analogica sinistra o la levetta analogica destra. Premi il tasto L3 per il pugno sinistro e il tasto R3 per il pugno destro. Tieni premuti contemporaneamente i tasti L3 e R3 per l'attacco razzo. Ma controlla l'indicatore di spinta nell'angolo in basso a destra dello schermo. Se prolunghi troppo l'attacco razzo, il motore si surriscalderà e il robot si bloccherà. Oh, e per far saltare il robot, devi muovere contemporaneamente le levette analogiche sinistra e destra in direzioni opposte, una a destra e una a sinistra. Usa questa abilità per schivare gli attacchi nemici. Premi il tasto R1 o il tasto R2 per uscire dal robot. Yeah.
Fantastico!